Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Seguite insieme a noi l'evoluzione del tempo scaricando la nostra app per smartphone e tablet. Infatti in Europa una grande circolazione ciclonica abbraccia tutte le zone, è foriera di queste piogge e nevicate, e dal punto di vista delle temperature queste sono in calo con freddo intenso al nord-est, vedete valori ancora sotto allo zero, mentre non farà particolarmente freddo alle basse latitudini mediterranee. E questa perturbazione atlantica in Italia transita sulla penisola, porta piogge e rovesci ancora una volta soprattutto al nord-est, Levante Ligure, regioni tirreniche e Sardegna. Prima di entrare però in questo particolare, diamo uno sguardo alle temperature. Le minime sono in calo, abbiamo ancora valori sopra la media al centro-sud. Anche le massime sono in calo da nord a sud, i valori più elevati li troviamo all'estremo sud in Sicilia, ancora punte di 16-17, addirittura 18 gradi. Entriamo ora nel particolare del nord Italia. Come vi anticipavo, tempo instabile con anche nevicate sull'arco alpino, quote più basse al nord-est sui 600-900 metri, ma con quota in calo, maggiori schiarite, tempo più asciutto al nord-ovest. Ma il tempo anche al centro sulle zone tirreniche con rovesci, ombrello da tenere a portata di mano, abbiamo soltanto tempo con una variabilità più asciutta soltanto sull'Abruzzo e neve anche qui sulla dorsale appenninica. Concludiamo la panoramica con il sud, abbiamo ancora maltempo sulle regioni tirreniche e la Sicilia, piogge frequenti, invece pochi fenomeni altrove con belle schiarite e qualche pioggia anche in Sardegna, carattere temporalesco sulle zone interne. Aggiornamenti su trebimeteo.com.